Bene, fine anno è anche tempo di bilanci. Questa nuova amministrazione può, ecco, esprimere un punto di vista sul rodaggio dei primi mesi del suo secondo mandato? Sono dell'opinione che questa fase amministrativa, i primi 6-7 mesi, sono stati caratterizzati dalla possibilità da parte dei nuovi consiglieri di familiarizzare con la macchina amministrativa. Già il lavoro effettuato nelle commissioni consiliari consente loro di approfondire la materia, di approfondire gli argomenti e pertanto si arriva in consiglio con una maggiore capacità di dialogo, ma anche con una maggiore conoscenza delle difficoltà, degli argomenti, delle questioni che sono agli ordini del giorno del Consiglio Comunale. Pertanto posso anche assicurare che la vita interna alla coalizione è serena. È di una grande tranquillità, c'è un lavoro ottimo nell'ambito dell'esecutivo, un buon raccordo con le segreterie e i coordinatori sia dei partiti sia dei movimenti che sostengono e che fanno parte appunto della mia coalizione, c'è un buon lavoro con il Presidente del Consiglio Comunale, che è persona, come voi sapete, di grande amabilità anche nella conduzione del Consiglio. Riesce spesso a sdrammatizzare, ad abbassare i toni, anzi invita ad abbassare i toni. Io non perché siamo Natale, ma perché è nel mio costume e nella mia indole, ringrazio l'intero Consiglio Comunale, minoranze e maggioranza, per il grande contributo che stanno dando a queste prime fasi del nuovo percorso amministrativo che vede ancora me guidare questa coalizione e che appunto è chiamato l'intero Consiglio Comunale a svolgere una funzione ancora più importante riguardo agli obiettivi prossimi e che nel 2009 saranno molto ma molto importanti.